<ride> che coglioni che siete che coglioni e coglioni siete proprio dei coglioni milanini milanini che coglioni che coglioni che siete proprio eh, faccio un video tanto che vado sfumassarmi una cicchetta quella di mia mamma siete proprio dei coglioni in tre minuti avete buttato via una una semifinale di Champions League. In tre, in tre minuti avete rovinato tutto, tutto, tutto. Quando vi... io ho sempre detto che quell'allenatore che avete voi è un allenatore scarso, scarso, scarso. Voi questa questa eh, qualificazione, sapete quando l'avete buttata via? Ve lo dico io. Con la Cremonese. Con la Cremonese avete buttato via questa qualificazione. Quando lui ha fatto il, il, il vostro fenomeno da baraccone che avete in panchina, no? quando voi avete fatto quella partita di merda, quella cremonese, perché lui ha voluto risparmiare tutti, tutti i giocatori, non lo so perché ha fatto questa, queste scelte catastrofiche, no? la settimana dopo con la Lazio avete dovuto rimediare, rimediare all'errore fatto dal vostro mister di merda, no? E vi siete giocati le AO. Le Ao. E questo, con questo vi siete giocati la, la finale di Champions League. Questo. Dopo, anche con le AO, non si sa come, come sarebbe andata a finire questa partita qua. Scusate. Eh. Fatto stare che il vostro mister, perché qui è colpa tutta del vostro mister, vi ha bruciato una finale di champion siete proprio dei polli. Qui siete stati proprio dei polli. Dei polli dei polli. Eh, quando si ha, quando eh, si ha degli allenatori di merda, degli allenatori di merda, perché voi fate io sento ancora tanti che considerano pioli, specialmente lo zoccolo duro. Ma toccatemi i pioli, non toccatemi i pioli. Quello è un allenatore scarso 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 quando un allenatore in una, in, una, in una carriera in quanti anni ha più di 60 anni ha vinto uno scudetto e non sa neanche lui come ma che cazzo vuoi pretendere da questo allenatore qua questo allenatore vi è costata la finale di champion league oddio finale ipotetica eh? perché no? no quella cappellata fatta con la cremonese vi è costata cara è Costata cara e siete delle teste di cazzo, <ride> ragazzi. Quello che c'è da dire, c'è da dire. Questa è la pura verità. Eh? È la pura verità. Sfido a, a qual, qualsiasi milanista a, a smentirmi che venga a smentirmi. Voi vi siete giocati tutto con la Cremonese, cappellata quella partita lì. Avete dovuto dare tutto con la Lazio perché sennò andavate fuori dalla Champions League, dai primi quattro posti. E lì vi siete giocati il bonus, il bonus. E siete, di ripeto, dei coglioni, dei coglioni. E così, adesso mi tocca mi tocca assorbirmi quelli lì in finale. Adesso in finale saranno cazzi, eh. Perché non è ancora detto che vanno loro, ma non la rimontate questa cosa. Però chi va in finale con una di quelle due lì... <ride> Fatevi il segno della croce. Fatevi il segno della croce. Comunque, spiazze, spiazze, spiazze per i Milanini. Vi siete prese due bananette. Non la rimontate più perché questa qui è impossibile da rimontare. Perché quella lì è, come dico sempre, l'Inter è la squadra più forte della Serie A. Purtroppo, in campionato, purtroppo. Per loro in campionato hanno fatto cagare, ma adesso sono in ripresa perché era evidente che erano in ripresa loro, voi invece, milanini, siete sempre come le montagne russe, no? Come le montagne russe, e poi non avete una, una, una squadra all'altezza dell'Inter. Dove non avete una squadra neanche per entrare nei primi cinque posti. Ascoltate lo zio qua. Non avete una squadra neanche per stare nei primi quattro posti della Serie A. In più avete un allenatore di merda. Sapete quella differenza c'è tra il nostro allenatore e il vostro? Che il nostro ha vinto qualcosa in più, però è scarso. Invece il vostro è scarso, però ha vinto poco. Non c'è tanta differenza. eh. Non c'è tanta differenza. È così. Così, adesso dobbiamo sentirci, sentirci, oh Inzaghi, oh Inzaghi, oh Inzaghi, uh, che coglioni adesso, adesso, Questo Inzaghi, spiazzo. Va bene, ragazzi, andate a fare in culo anche voi, andate a fare in culo anche voi, milanisti, è così, è così, così. Tutta l'Italia ti fa per voi. Tutta l'Italia ti fa. e vi avevo, me... vi... vi avevo detto: state attenti, state attenti. Che sono cazzi con questi qua. Che sono cazzi, vi ho... vi ho avvertito. Non so in quanti video vi ho avvertito di stare attenti. Che questi erano da erano con la bava alla bocca, e invece voi, non lo so se l'avete presa sotto gamba questa partita qua. A... A... Dicono che avete fatto schifo il cazzo. Adesso vedremo. Comunque, per finire, per finire, vi sta bene, vi sta bene, eh eh eh. adesso vedremo chi difende Pioli. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, anche ai millenisti, eh? anche ai millenisti. e un saluto anche al nuovo iscritto Milanista, ok? Ciao ragazzi.